Se le rimane un filo di voce, perché per quasi tutto il secondo tempo non l'abbiamo vista smettere un attimo di incitare e di guidare i suoi. Forse una partita così così del Trebisaccio, perché a un certo punto il Locri aveva preso campo, ha fatto qualche movimento Ferraro che ha messo in difficoltà i suoi, e proprio nel momento di maggior difficoltà, quando eravate chiusi nella vostra metà campo, quel colpo, diciamo, di individuale, ovviamente, perché è stato una, però insomma, una ripartenza, segno che i suoi insegnamenti e i suoi incitamenti dalla panchina hanno dato i frutti, perché i ragazzi comunque ci credevano a fare il risultato. Sì, effettivamente, comunque, al di là della nostra prestazione, che magari non è stata la migliore, però bisogna dare merito a Locri, perché oggi ha fatto un partitone, veramente, complimenti, è stata la squadra che ci ha messo più in difficoltà. È chiaro che forse, onestamente, devo dire che il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto, però effettivamente noi oggi abbiamo avuto quel pizzico di determinazione in più nella seconda parte, che, in cui volevamo a tutti i costi ottenere questa vittoria, magari anche giocando non il nostro classico gioco, ma bensì giocando più sulle ripartenze. Ci è andata bene, perché appunto, come diceva lei, nel momento in cui noi stavamo soffrendo, poi c'è stata quella ripartenza con una bella azione sulla fascia tra Galanducci e Ferraro, che hanno, diciamo, poi fatto sì che è nato quel gol, quell'Eurogol di Antonio. Quindi alla fine si può dire che la partita, diciamo, sembrava nelle nostre mani, però chiaramente il Locri, come stavo appunto dicendo prima, oggi, siccome ha dimostrato di essere veramente una grande squadra, è ritornata prepotentemente nell'area di rigore finché a trovare il pareggio, e poi, diciamo, il gol, diciamo, la prodezza balistica sul calcio di punizione, diciamo, ci è valsa questa vittoria molto sofferta. Partita al Cardiopalma, commentavamo così a microfono spenti. Lei non si aspettava di trovare un Locri così, così forte, che vedesse così tanta difficoltà in casa? Io non so cosa mi aspettavo. Certamente è una delle migliori squadre che abbiamo visto in questo campo, questo sicuramente. Noi probabilmente un po' appagati, insomma, da risultati che dobbiamo dire straordinari, forse siamo entrati in campo un po' molli, ma io dico forse, perché poi la partita l'abbiamo vinta, l'abbiamo meritata, questo ognuno poi c'ha. Beh, bisogna accettare il risultato del campo sempre e comunque. Anche perché credo che sia stato davvero un risultato assolutamente onesto, poi insomma il calcio poi è sempre spietato. Io ho visto, come Ciampa sa, vedo il secondo tempo sempre con molta ansia, lo vedo, non lo vedo, lo vedo tra le macchine, tra i pullman, insomma, chi mi conosce sa che il secondo tempo io non lo vedo mai sugli spalti.